inaugurato il nuovo giardino delle Montagnole, che da oggi ospita nuovi giochi, inclusivi per tutti i bambini, e il tendone da circo per attività sportive e circensi. È un altro passo importante per rendere sempre più accessibili gli spazi di aggregazione del territorio. Questo il commento del sindaco Monica Marini durante l'inaugurazione del rinnovato giardino pubblico delle Montagnole di Piazza Mosca a Pontassieve. Grazie al contributo del Lions Club Pontassieve Valle del Sieve, infatti, l'amministrazione ha installato nuovi giochi accessibili a tutti, pensati per accogliere anche le bambine e i bambini con disabilità, secondo i criteri con cui l'amministrazione comunale ha già realizzato il parco a Sieci. Nel dettaglio, i lavori hanno visto l'inserimento di nuovi giochi inclusivi, lo spostamento e la ricollocazione di quelli esistenti e la realizzazione di una pavimentazione di gomma colorata. Oltre a tutto questo, anche l'installazione di un defibrillatore. Nell'area rinnovata, anche un nuovo bagno pubblico, un servizio importante, più volte richiesto dai cittadini, per una zona molto frequentata e che accoglie numerose attività, fra le quali il mercato settimanale del mercoledì. Un progetto che rispecchia quanto già realizzato nel Parco Pubblico di Sieci, ovvero un altro passo per rendere accessibili e inclusivi tutti i parchi del comune. Insieme ai giochi per bambini è stato inaugurato anche il tendone per le attività sportive. Il tendone è stato realizzato e sarà gestito dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Circo Tascabile, specializzata nel settore della circomotricità, attività in progetti e percorsi sportivi inclusivi e di sostegno a tutti i bambini, con particolare attenzione alle disabilità, in collaborazione con le scuole e con la ASL. Il tendone, del diametro di circa 18 metri, è una struttura dove si svolgeranno le attività sportive dell'Associazione Circo Tascabile, ma potrà ospitare anche le attività diverse da quelle circensi. Uno spazio, dunque, che sarà a disposizione della comunità e potrà contribuire a rispondere alla forte richiesta di spazio per le iniziative delle associazioni del territorio impegnate in ambito sportivo, artistico, culturale e sociale. Un luogo dove sarà possibile svolgere corsi, attività e spettacoli di vario genere.